Disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati PlayStation Plus, Resogun è uno di quei titoli che entra nella testa. È uno sparatutto a scorrimento che convince con un look metallico e pulito, una colonna sonora che spinge fortissimo sui beat, un control scheme semplice e scheletrico. Cominciare è facile, smettere lo è molto meno. Housemarque deve avere una passione per le geometrie insolite. L'astronave di Resogun è come inchiodata sulla superficie laterale di un cilindro. A conti fatti si può parlare di uno scrolling shooter orizzontale, solo che l'area di gioco si piega su se stessa e in pratica perde i confini, permettendo al giocatore di schizzare avanti e indietro senza mai fermarsi. Il sistema di controllo di Resogun è assimilabile a quello di un twin stick shooter, anche se in realtà non si può orientare il fuoco in tutte le direzioni. Si può sparare soltanto avanti e indietro e quindi bisogna stare ben attenti al posizionamento della navetta. Oltre all'arma principale e all'immancabile Smart Bomb, il team ha messo a disposizione dei giocatori la classica accelerata, uno schizzo improvviso che permette di diventare invulnerabili per qualche secondo e trasforma tutta la navicella in un proiettile ad alta velocità. In pratica, oltre ad essere utile per uscire dalle situazioni di emergenza, permette di distruggere in un sol colpo intere scie di nemici. C'è inoltre l'iperguida, si carica raccogliendo le schegge verdi che gli avversari rilasciano quando esplodono e una volta attivata ci troviamo a sparare un raggio d'energia che travolge ogni cosa. La dotazione bellica della navicella è piuttosto completa, ma il compito del giocatore è tutt'altro che facile. Le ondate di nemici si materializzano nell'area di gioco insistentemente e sono tutte piuttosto aggressive. Se nel corso dei primi livelli basta fare un po' di attenzione per schivare i colpi e le navicelle, ben presto il televisore si riempie di detriti, proiettili incandescenti e fasci di energia pronti a farci esplodere. Giocare a Resogun, insomma, è questione soprattutto di ritmo. Trascinati dal beat martellante della splendida soundtrack, bisogna far scoppiare un nemico dopo l'altro, perdendosi nello spettacolo pirotecnico di frammenti luminosi. I puristi dell'high score vengono incalzati dal moltiplicatore, che sale ad ogni uccisione ma si azzera inevitabilmente dopo 3 secondi di inattività. Imperativo è trovare un altro nemico per galvanizzare il combo meter e continuare la scalata delle leaderboard. Il tasso di difficoltà è alto, ma a livello normale non proibitivo. Le 3 fasi in cui si suddividono gli stage impegnano moderatamente, culminando in boss fight quasi sempre ispiratissime. Come tutti i migliori esponenti del suo genere, Resogun è spettacolare, veloce, profondissimo per chi vuole esplorarlo a fondo. Peccato solo per una densità di contenuti non certo eccezionale. Allo stato attuale è possibile semplicemente giocare la modalità arcade, selezionare un singolo stage o dedicarsi alla formidabile cooperativa online. Parte integrante dell'esperienza sinestetica di Resogun è ovviamente il colpo d'occhio. La scena è un tripudio di esplosioni coloratissime, particelle, fulmini ed effetti speciali. Lo stesso scenario è costruito con una tecnica molto particolare. Tutte le strutture sono composte da minuscoli cubetti e quando vengono investite dalle onde d'urto del combattimento, crollano e vanno a pezzi. L'abilità tecnica di Housemarque risalta e la potenza computazionale di PlayStation 4 ci mette del suo. Resogun si presenta come un prodotto visivamente impressionante, uno scompiglio di frammenti fluorescenti, scintille e detriti. Resogun cattura grazie a un look fantastico, che galvanizza dinamiche di gioco profonde, tecnicissime ed esaltanti. Adatto per partite rapide e veloci, Resogun rischia di diventare ben presto un'ossessione, spingendovi a sviluppare una mania per il punteggio, per la pulizia delle manovre evasive, per la precisione rapida ed implacabile con cui dovrete distruggere scie luminose di avversari e schivare nuvole dense di proiettili. Le soluzioni adottate sono molto particolari. Resogun non è certo uno sparatutto classico, ma allo stesso tempo sembra voler recuperare i modi di una tradizione antichissima, perduta dai tempi di Defender. Una bella prova del team di sviluppo, solo in parte funestata da un'offerta non troppo ricca.